Incominciamo da Marco Filippini, presentiamo sì. Marco Filippini, lui è di Firenze, uno studente universitario, dicevo portavoce del comitato Aria Nuova di Firenze per Possibile, molto impegnato nella sua città per tante battaglie, ha portato avanti e sta portando avanti tante battaglie, è un volto nuovo, un volto giovane e la politica ha bisogno di linfa, di volti nuovi e capaci. E allora andiamo subito, partiamo subito da Marco Filippini. È passato e trascorso un anno più o meno circa dalla manifestazione Sveglia Italia che ha poi contribuito alla Cirinnà. Però la Cirinnà, la legge, è risultata mutilata, con particolare riferimento al discorso della stepchild. E allora Marco Filippini, intanto a beneficio degli amici da casa, cerchiamo un po' sinteticamente ovviamente di far vedere qual è la situazione a tutt'oggi dal punto di vista normativo e in che cosa è stata ravvisata da voi questa mutilazione della Cirinnà. Sì, allora prima di tutto mi presento, sono Marco Filippini, grazie dell'invito anzi. Grazie per aver accettato. È un piacere, senz'altro. Ho 25 anni, provengo da Firenze e faccio parte di Possibile, che è un movimento nuovo, orizzontale, con segretario Pippo Civati. È un partito che è nato da poco, siamo molto giovani, siamo in gioco, tra virgolette, da poco più di un anno e mezzo. Siamo un partito libertario, laico, e che siamo in prima linea su battaglie come, per esempio, i diritti civili. Battaglie che hanno come sfondo l'uguaglianza, uguaglianza che abbiamo anche infatti nel nostro simbolo, che è un uguale. Per quanto riguarda invece la domanda fatta da lei Abate, lo Sveglia Italia sì, è stata una manifestazione molto importante, molto sentita, tanto che non è stata una manifestazione limitata a una sola piazza o a un solo luogo, ma è stata una manifestazione che ha coinvolto numerose piazze d'Italia, decine e decine di piazze e migliaia di persone al seguito, persone di tutte le età e di ogni genere. Un tema sociale infatti che non è sentito e non è stato sentito solo da persone omosessuali, ma anche da eterosessuali, perché è un tema di civiltà. È un tema di civiltà che ci vedeva e forse ancora ci vede fanalino di coda in Europa e non solo. Con la Cirinnà si è effettivamente cercato di colmare un vuoto legislativo che c'era, tuttavia per motivi insomma, che noi sappiamo proprio dal punto di vista politico, la legge che prevede la possibilità di unirsi civilmente da parte di due persone dello stesso sesso e poi ha un secondo capo più piccolo che invece disciplina le convivenze, ha il forte limite di essere stata mutilata in due temi principali, il tema dell'obbligo di fedeltà, che è un tema molto tecnico e spinoso e forse sarebbe più in grado di affrontare un'avvocatessa come Gina Lupo, e invece l'importantissimo tema della stepchild adoption, che è questa parolina inglese che ha creato numerosi problemi, che in realtà non significa nient'altro che adozione del figliastro, ovvero la possibilità di poter adottare da parte del genitore tra i due non biologico il figlio dell'altro genitore biologico. E questo è un tema di civiltà perché si tratta di ragazzi, di bambini, molto spesso in realtà sono cresciuti, quindi ragazzi, che sono già nati, che quindi già ci sono. Ed è curioso che sia venuta fuori la polemica legata al tema della gestazione per altri, volgarmente detta utero in affitto, però non mi piace molto la parola utero in affitto, perché le persone non si affittano le case, si affittano le automobili, ma non le persone, quindi il termine tecnico è gestazione per altri. È curioso appunto che sia venuto fuori questo tema perché è un tema che non c'entra assolutamente niente. La gestazione per altri in Italia è illegale, resta illegale e sarebbe rimasta illegale anche con le stepchild, quindi non ha niente a che vedere. Come se non bastasse la gestazione per altri, che in alcuni paesi effettivamente è legale e che effettivamente in alcuni paesi rappresenta uno sfruttamento, è utilizzata da più dell'80% da coppie eterosessuali. E la cosa curiosa è che nei paesi in cui vengono sfruttate le donne, che sono molto spesso anche paesi più arretrati del nostro, la pratica non è concessa alle coppie omosessuali, quindi è molto curioso questo tema legato alle stepchild. Poi magari lo approfondiamo in seguito.